belli, oggi vi porto a Trieste, a Livorno e a Taranto, nel solito viaggio. Voi iscrivetevi al canale, mettete mi piace ai miei video e lasciatemi i vostri commenti. E poi dopo la sigla si parte, va bene? Eccoci! Ma dove si va? A Trieste, a Livorno, a Taranto, perché qui mi sembra che di cose ce ne siano tante. E tra l'altro ci si va insieme a due persone che sono Paolo Merlini e Maurizio Silvestri. Questo libro è un libro di viaggio, è un libro molto interessante e soprattutto a me piace molto la maniera di scrivere che hanno i due autori, che sono stati compagni di liceo e si ritrovano per andare a fare i loro viaggi in giro per l'Italia, ma non solo. È buffo perché ognuno va alla ricerca di qualcosa di particolare, poi se lo raccontano e alla fine si trovano per mangiare sempre in posti molto interessanti. In realtà queste tre città, che sono tre città di mare e di porto, sono anche accomunate da altre storie. Loro vanno alla ricerca di storie, alla ricerca di cose particolari. Una maniera di viaggiare che loro hanno è quella dell'andare senza auto, quindi si muovono in corriera, si muovono col treno e un po' perdersi all'interno delle città. A me piace molto, è una maniera di viaggiare che io amo, per cui non si tratta di una guida di viaggio, tutt'altro, bensì di curiosità legate a queste tre città che vengono scoperte man mano. È una lettura piacevole, scorrevole, è divertente il passaggio tra i due autori, proprio lo troverete con semplicità per il fatto che uno si rivolge all'altro e viceversa, e i loro scritti sono con due caratteri diversi, uno graziato e uno bastoni, per cui ve ne rendete perfettamente conto. Poi ci sono i momenti di congiungimento, però è una bella lettura, piacevole, una lettura ora che si va nell'estate da spiaggia, ma non solo. Io l'ho letto in spiaggia un paio d'anni fa. Città nascoste, Trieste, Livorno e Taranto, con la prefazione di Alessandro Leogrande. Io ve ne ho già parlato sul canale quando vi ho raccontato La frontiera di Alessandro Leogrande, è della collana I viaggi senza auto di Exorma, come ogni libro di Exorma, molto ben curato, ottimo editing, insomma, un bel libro, una bella lettura. Io vi saluto, spero che questo video possa ispirare vostre letture, vostri viaggi. Vi do appuntamento alla prossima puntata, a presto, ciao ciao!